conoscevi mio padre. Errore! Io conosco tuo padre. Vorrei non dovertelo dire, ma lui è morto molto tempo fa. No! Sbagliato di nuovo! È vivo! E io te lo farò vedere. Segui il vecchio Rafiki, lui conosce la strada. Vieni! Stop! Vieni qui a guardare. Quello non è mio padre. È solo la mia immagine. No. Guarda con attenzione. Vedi? Lui vive in te. Simba. Padre. Infine, per chiudere la serata, abbiamo pensato di invitare qualcuno che nessuno conoscesse, giusto per portare una ventata di freschezza. Io inviterei con un grandissimo applauso Donaldo Rabino, che oggi avete visto su tutti i giornali, tra l'altro, anche se dobbiamo fare delle foto più ufficiali perché è importante, che ci racconterà anche se domani la Serie D vince oppure no. Una dice, l'oasi c'è. Mi piace molto questa espressione, l'oasi c'è, e c'è anche stasera, bravi. Cristiano raccontava quell'aneddoto, cosa stiamo costruendo, eccetera, eccetera. Il terzo dice, stiamo costruendo la casa di Dio. Vedete, non si costruisce la casa di Dio se non si costruisce l'uomo. E lo sport ci dà opportunità immense di costruire l'uomo. Non esiste il cristiano o qualsiasi fede religiosa che non abbia alla base il rispetto dell'uomo, se prima non costruisce l'uomo. Allora, quando noi costruiamo l'uomo come stasera, noi, che lo si dica apertamente di più o di meno, noi stiamo costruendo la casa di Dio, perché l'uomo è la vera casa di Dio. È l'uomo. E passatemi anche questo concetto, al di là delle fedi più o meno espresse, ma mai come in questo momento, anzi stasera, proprio seguendo un po' tutto, da Margherita quando ci dice quanto male fa il fumo, noi tutte le volte che salviamo l'uomo, o l'uomo riprende la voglia di vivere attraverso qualche ha detto poco fa Massa, attraverso queste esperienze di Bellini, attraverso quel che diceva Renato, noi proiettiamo noi stessi nell'infinito, in quello che è il dopo, su cui tutti noi vogliamo ritrovarci, se non altro per il bene che vogliamo alle persone care. Allora, fatto questa premessa, ringrazio Margherita per quello che ci ha detto sul fumo, perché veramente io arrivo da esperienze di esercizi spirituali dove ho richiamato costantemente 17enni, 16enni a fumare di meno, e qualche volta qualche genitore anche che incrocio di fuori, a cui che vedo, gli dico il fumo uccide, è una battuta, è un modo per salutare, ma è vero. E lo dico specialmente per i più giovani, no? Che voi sapete vuol dire torciare? Torciare vuol dire fare quello, la sigaretta fatta da voi. Non lo sapete, torciare. Facciamo già noi da ragazzini, eh? Però adesso con tutte le cose che avete sentito, queste cose non si devono più fare. Ed è molto bello questo discorso concreto, perché poi le altre cose... Qui c'è il concreto proprio della vita, e io dico sempre attenzione che c'è elementi di salute e di tasca, soprattutto di salute. E
mentre lei parlava facevo un conto: se 1000 persone qui attorno che ci vogliono bene, abbiamo 500 tesserati, rinunciassero a fumare, noi costruiremmo il nuovo palazzetto. E chissà che non sia una spinta. Non accontentiamoci di dire, perché è una bestemmia che sento tante volte anche in mezzo a noi, ma che male c'è, ma che cosa ho fatto di male? I messaggi di questa sera sono tutti positivi a fare qualcosa, a rendersi utile a se stessi, a scommettere con se stessi, a dire che è possibile, a dire che è possibile sempre. Stiamo dalla parte loro, stiamo dalla parte della vita, ma scendiamo in campo con loro in maniche di camicia. L'oasi non andrà avanti se non ci sarete voi, ve lo posso assicurare. Noi abbiamo molta gente che è stanca, ma quello che fa lo fa con passione e con voglia, ma sta anche chiedendo maggiore partecipazione. Se voi volete che l'oasi viva, e questo è un segno di vitalità incredibile, bellissimo, che speriamo si ripeta, ha bisogno che voi siate sempre presenti e protagonisti. E poi l'ultima cosa, ma stasera abbiamo dimostrato, direi in maniera sciolta e brillante, noi dobbiamo superare la superficialità. Cioè, chi opera nel contesto educativo deve superare i luoghi comuni, le retoriche, questo senso di inconsistenza, di superficialità. Dobbiamo passare al senso del reale, ma della formazione. Occorre gente che si mette in gioco, che stia con gli altri, che abbia voglia di crescere, ma soprattutto che abbia tanta passione per la vita. Quello che ho colto negli interventi di questa sera dal vivo e quelli videati, vedete, ho fatto molto e sto continuando a fare tanto cammino in questa direzione proprio con questo tipo di esperienza. Sapete sempre cosa incontro alla fine? Gente che ci crede come noi, ma gente che si cala nel quotidiano, che viene qui e non pretende niente, che non ha chiesto nessun rimborso, che non ha chiesto di andare a cena, che non gli diciamo un grazie, diciamo un ciao, ti ripiglieremo un'altra volta, ma è gente che è qui, è gente col cuore in mano, che aveva dato testimonianza di vita, che aveva dato presenza forte. Questo noi vogliamo che fosse il messaggio che l'Oasi coglie stasera e che vuole riproporre a tutti. Grazie ancora a voi della vostra presenza e a tanti hanno organizzato la sera. L'importante è che tu continui a lavorare per i giovani, quello è il miglior fioretto. Va bene, allora sto che è molto più faticoso e molto più a lunga scadenza. Allora un bonus di 10 anni di fioretto. Ciro è uno che ha capito chi era Bruno, primo, non solo lui, e in tanti sono, grazie a Dio. E noi qui dobbiamo avere la pazienza di seminare poco per volta e di crescere poco per volta. Quest'anno abbiamo fatto miracolo, nel caso abbiamo vinto un titolo regionale, abbiamo tenuto la categoria, quest'anno si è arrivato terzo. Si cresce, ma si cresce come le piante, cresci poco per volta, quindi bisogna avere pazienza e lavorare molto sui giovani e difendere questo patrimonio di valore che abbiamo, di Bruno, che è poi il padrone della vita, ma anche di tutte le strutture. Io è un'ora che giro con Paolo per vedere qui, là, su, giù, da tutte le parti. Quindi, mi sono capito bene, si dimostra soddisfatto di quest'anno? Soddisfattissimo, che è diverso, soddisfattissimo. Chiaramente si può sempre far meglio, ma chi è che non vuole far meglio, no? Cioè, noi dobbiamo avere fame di vita. Quindi lo confermiamo, Caviasso? Confermiamo tutti, anche Caviasso, tu. Lo confermiamo. Anche tu sei confermato. Ah, vabbè. Anche tu sei confermato. Fai mica il fuoco, poi devo parlarti a parte.